Non è una persona né violenta né pericolosa, si tratta di un uomo che ha agito per difendere la propria e l'altrui incolumità. La sua reazione è scattata essendogli impedita ogni via di fuga con la casa mezza distrutta. Queste le motivazioni che hanno portato il GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini a scarcerare Sandro Mugnai, il 53enne aretino che la sera del 5 gennaio ha sparato uccidendolo al vicino di casa che con la benna di un escavatore stava colpendo la sua abitazione rischiando di farla crollare. Io difeso la famiglia, ma e poi anche se si è fatto questa cosa poi ci si sente è sempre così. Intanto la PM Laura Taddei, titolare del fascicolo, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima Jesim Dodoli, di 59 anni, e la perizia balistica, accertamenti che dovranno contribuire a ricostruire ogni possibile dettaglio di quanto accaduto quella terribile notte sulle colline di San Polo. Il prossimo venerdì sarà assegnato al professor Mario Gabrielli l'incarico per l'esame autoptico che sarà effettuato alle Scotte di Siena. Lunedì 16 gennaio invece sarà assegnato l'incarico per la perizia balistica sui colpi esplosi dalla carabina da caccia regolarmente detenuta dal 53enne. Una volta raccolti tutti gli elementi, la PM potrà valutare se chiedere il rinvio a giudizio o semplicemente l'archiviazione, sposando quella che è la tesi sulla legittima difesa portata avanti dagli avvocati di Mugnai. Il PD ha un sistema di valori, una capacità di proposta, un radicamento sul territorio che lo rende il partito più popolare in Italia. Quello che in questo momento manca al PD è che le idee camminino sulle gambe degli uomini, ovvero che ci sia una leadership che porta avanti quello che è il patrimonio di valori e di programmi. E mi sembra che per solidità, rassicurazione, capacità ideale, ma anche concretezza nell'essere uomo di governo, Bonaccini sia la persona giusta per guidare il PD. È il giorno di Stefano Bonaccini. Dopo aver toccato altre tappe in Toscana, arriva anche ad Arezzo, alla sede del Partito Democratico in piazza Sant'Agostino. Il presidente della regione Emilia-Romagna è in città per presentare la propria candidatura nella corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il PD ha bisogno di rigenerarsi e di ripartire. In realtà sarebbe anche più forte di come spesso si racconta e si presenta, no? Perché siamo poi capaci anche noi di a volte avere poco fiato lungo. Abbiamo perso le elezioni, è vero, ma le hanno perse anche 5 Stelle e Terzo Polo, sembra che loro abbiano vinto. Abbiamo il dovere adesso di completare queste settimane, di questi mesi di congresso. Per fortuna ieri sera si è trovato un accordo sulle regole, ci mancava solo ci fossimo divisi anche su quello. Però, come ho detto, bene le regole, ma noi il voto degli italiani lo prendiamo se parliamo e li convinciamo su un'idea di sanità, di scuola, di lavoro, di ambiente. Se divento segretario sicuramente non ci vorranno più 5-6 mesi per fare un congresso, perché sembriamo dei marziani. La gente ha tempi di vita un po' più brevi di quelli che abbiamo noi per scegliere un segretario, una segretaria e un gruppo dirigente. Però è anche vero, questo invece lo dovremmo difendere con orgoglio, che siamo gli unici che fanno partecipare tanta gente a scegliere chi li deve guidare. Spesso mi chiedete, ma quanti devono essere quelli che partecipano? Io vi rispondo, chiedetelo agli altri partiti. Non glielo potete chiedere perché non lo fa nessuno. Io non temo che il PD scompaia, temo una cosa peggiore, che è la nostra irrilevanza. Perché vorrebbe dire, quando fai le alleanze, ad esempio, essere subalterni agli altri. Voglio che il PD riscopra la vocazione maggioritaria, che è il contrario dell'autosufficienza, perché le alleanze sono indispensabili, ma le dobbiamo fare da una posizione di forza. Se divento segretario non succederà più che il gruppo dirigente nazionale non si candida nei collegi e nei territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale, i candidati e le candidate al Parlamento le facciamo scegliere con le primarie, ad esempio ai toscani, perché non è lo strumento perfetto, ma basta paracadutati da Roma, da tutte le parti, perché il rapporto col territorio è indispensabile. Soprattutto voglio un Partito Democratico che sia un partito più popolare. Io, se divento segretario, il primo incontro lo chiedo a Giorgia Meloni, per dirle che troverebbe in me non un nemico ma un avversario, che darebbe rispetto e quindi lo pretenderebbe, che ad ogni critica che faremo aggiungeremo però una proposta alternativa, e che se troviamo l'accordo
per collaborare su certe cose, si collabora nell'interesse degli italiani. Adesso sarà interessante capire tra i sindaci di centro-sinistra chi appoggerà la mozione Bonaccini. Tra coloro che si sono già dichiarati a favore di Stefano Bonaccini c'è Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. Il Comune di Arezzo ha avviato il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Lazio, che ha respinto il ricorso sempre dell'ente contro la delibera ANAC, che definiva illegittima la designazione di Francesco Macri alla presidenza di Estra. A darne notizia è il vice sindaco Lucia Tanti. Il Comune di Arezzo è assolutamente convinto di aver agito in modo corretto, dice, circa la designazione di Francesco Macri alla presidenza di Estra, ben ricordando che questo comune ha proposto e al pari degli altri comuni votato in assemblea di Coingas la designazione di Macri. Su mandato della Giunta ho avviato le procedure per proporre il ricorso al Consiglio di Stato avverso questa sentenza, nominando difensore dell'amministrazione comunale l'avvocato Giuseppe Caia del Foro di Bologna. Siamo infatti del tutto certi che il percorso intrapreso dal Comune di Arezzo fosse trasparente e legittimo e quindi intendiamo portare avanti le nostre ragioni in ogni sede. Ribadisco, conclude la Tanti, come ho sempre fatto in questi anni, che alla correttezza del percorso formale si è unita anche una scelta opportuna nella proposta di Francesco Macri, votata praticamente da tutti i sindaci della provincia di Arezzo, che nel ruolo di presidente ha svolto il suo incarico con competenza, portando importanti risultati a vantaggio del territorio. Di questo qui è il terzo giorno che vengo a prenderlo, il medicinale, molte difficoltà. Farmaci che scarseggiano nel picco dell'influenza stagionale, con il rischio di una recrudescenza del Covid, insomma, potremmo trovarci nel mezzo di una tempesta perfetta. E qui non c'era, e su un'altra farmacia c'era. La carenza di farmaci riguarda in particolar modo antinfiammatori ed antibiotici. Mancano per tre motivi. Uno è la mancanza di determinati principi attivi che principalmente le ditte farmaceutiche anche in Italia o a livello europeo o mondiale vengono rifornite dalla Cina e dall'India. E più mancano anche dei prodotti che riguardano il confezionamento dei medicinali. In più si sovrappone, ultimamente abbiamo notato, anche un problema di produzione industriale, non solo in Italia ma anche in Europa. Carenze poi anche per farmaci più specifici, come ad esempio quelli per le patologie croniche. In questa situazione il farmacista consiglia di intanto di assumere, se ci sono reperibili, dei farmaci equivalenti, oppure fornire dei consigli per alternative terapeutiche a questo. In più, quando dovesse perdurare questo stato di mancanza di un determinato medicinale, il farmacista da sempre è stato sempre abilitato a fare il medicinale in farmacia in formula magistrale. L'invito adesso è quello al buon senso dei cittadini per evitare accaparramenti che peggiorerebbero soltanto la situazione. Sì, stiamo entrando nella Toscana da due giorni, abbiamo lasciato l'Umbria, da Assisi, Gubbio siamo stati e ora siamo entrati da due giorni in Toscana. Ora passeremo la Toscana per poi andare anche in Emilia Romagna e a Ventaglio, tutte rimanenti regioni. Era passato anche da Arezzo Biagio Conte, o come preferiva farsi chiamare lui, Fratel Biagio. Queste immagini sono dell'aprile 2017, siamo in via Fiorentina ad Arezzo. Il missionario laico palermitano si è spento a 59 anni dopo aver lottato contro una malattia. Il suo cammino dalla Sicilia per tutta l'Italia con la croce sulle spalle e vestito come se fosse appena uscito dal Medioevo aveva colpito tutti. Lui lo aveva fatto per portare un messaggio di pace. Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle, e a questa umanità. Pace e speranza a tutta l'umanità. Questo è il motivo anche di questo cammino. L'angelo dei poveri di Palermo, così verrà ricordato, aveva una storia davvero particolare. Dopo un'immersione nelle acque dell'Lourdes, si alzò dalla sedia a rotelle e cominciò a camminare.
Nel tempo ha incontrato anche Papa Francesco e oggi un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha definito punto di riferimento non soltanto per Palermo, per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità della persona. La missione di Speranza e Carità, che aveva fondato nel 1993, oggi accoglie più di 400 persone in difficoltà. Le volte ci mandano a quel paese e ci giudicano, mamma, ci dicono parole pure, e io alzo la croce, gli faccio il Padre Nostro, ecco, e tu vedi che si ammorbidiscono o vanno via, no, perché la croce è dolorosa, ma è gloriosa ed è gioiosa, è l'egoismo e l'indifferenza, il male primario. State attenti ai pericoli, ma cerchiamo la verità e andiamo verso il bene. Il male è sempre in agguato, ma rispondiamo al male con il bene. Perché è una brava persona, una persona che non dà fastidio, una persona che non chiede niente. Una raccolta fondi per aiutare Tiziano Birra, il clochard svizzero che da anni abita in una roulotte nel parcheggio del polo scolastico di via 25 Aprile, assieme all'inseparabile Bubu. Il suo riparo di fortuna nella notte tra Natale e Santo Stefano era stato infatti preso a sassate da un gruppo di ragazzi che avevano spaccato due finestre, poi le scuse seguite da un biglietto con 80 euro per ripagare il danno dagli autori dell'ignobile gesto, rimasti sempre anonimi, ed infine purtroppo un altro assalto che aveva messo fuori uso anche la terza finestra. Sento sclen che hanno rotto l'ultima finestra di là, mentre io andavo in giù mi hanno tirato una sassata pure a me, ma non mi hanno preso, quindi così adesso si è passato i limiti, eh? Episodi sui quali indagano le forze dell'ordine, che avevano immediatamente scatenato tanta solidarietà nei confronti di Tiziano. Adesso la raccolta fondi per poter riparare le finestre del camper. A lanciare l'iniziativa il Caffè Noir di via Vittorio Veneto, nella zona del sottopasso dove Tiziano trascorre gran parte delle sue giornate. Voi vi eravate già mobilitati per... Abbiamo già fatto una raccolta fondi qualche anno fa per acquistargli questa roulotte, perché lui abitava fuori. Lui è sempre qua con il suo cane? Sì, tutti i giorni, tempo permettendo. I risultati danno presenze in crescita addirittura rispetto al 2019, che per noi è stato l'anno top prima del Covid. Quindi Città del Natale che si è estesa, che ha consolidato la sua grande vitalità e che ha portato risultati significativi. L'edizione 2022 di Arezzo Città del Natale è stata senza dubbio l'edizione dei record, come raccontano i dati monitorati dalla Fondazione Arezzo in Tour, che traccia un bilancio del lavoro svolto. Abbiamo avuto, confrontandolo con gli anni precedenti, un'ottima tenuta nella seconda parte del Natale, che voi sapete che liberandosi Piazza Grande, quindi venendo meno al mercato tirolese, viene meno una parte importante della manifestazione. Quest'anno ha tenuto molto bene anche nei giorni feriali, tanto che per la prossima edizione ragioneremo anche sull'opportunità di allargare le giornate di apertura. Sono circa 55.000 le presenze alberghiere registrate nel periodo della manifestazione, mentre sono tra le 74.000 e le 78.000 quelle stimate complessivamente con l'extra alberghiero nel periodo che va dal 1 novembre all'8 gennaio. Uno studio di Banca d'Italia attribuisce un valore di circa 109 euro per ogni turista che soggiorna in una città. Se moltiplicate, ma arrotondando per difetto, 100 euro per 74.000 presenze, il conto è presto fatto. A questo poi ci va aggiunto tutta una serie di presenze che sono quelle dei camper, quelle dei pullman, il turismo mordi e fuggi. Oltre 2.000 poi biglietti staccati per ammirare il planetario, circa 500 quelli unici per la visita ai musei cittadini. Evidentemente chi viene per la Città del Natale poi sa che ci sono i musei, sa che ci sono cose da vedere e si ferma anche a vedere quelle. Importanti dati che fotografano il posizionamento di Arezzo sul mercato turistico italiano nel periodo monitorato dal 15 ottobre 2022 al 4 gennaio 2023. Arezzo è la 36esima destinazione turistica in Italia e la seconda per crescita della domanda. Non c'è dubbio che la Città del Natale è quella che attira l'interesse per questa città da parte di chi non c'è mai venuto, c'è venuto soltanto per pochi minuti per motivi di lavoro. Vengono con le famiglie molti a vedere questa attrazione e poi tornano
con calma a godersi il resto della città. Quindi è un trigger che fa partire un qualche cosa. Il nostro obiettivo è quello di allungare questo periodo di grande affluenza anche a mesi nei quali tradizionalmente non c'è una grande presenza. Numeri dunque importanti che hanno portato però anche ad una serie di conseguenze da gestire, una su tutte la pressione sul sistema dei parcheggi aretini. L'utilizzo dei parcheggi è stato particolarmente rilevante nel parcheggio Baldacci, nel parcheggio Mecenate, oltre che negli altri. Questo dimostra che il lavoro fatto assieme alla Fondazione Arezzo in Tour ha funzionato di informare colui che viene ad Arezzo di dove parcheggiare in Arezzo, quindi per cercare di intercettare in un qualche modo l'informazione per poi arrivare a destinazione in maniera comoda. Questo è il punto per evitare la cosiddetta confusione del traffico. E sempre di più lavoreremo su questo schema.